dovrebbe essere tutto pronto per il via. Partiti. Nell'affrontare la prima siepe, molto deciso in avanti, Alfa Prima, mentre c'è una caduta subito all'inizio, ed è caduto proprio Zulu King sulla prima siepe. Purtroppo la corsa perde un protagonista, cavalli che vanno a affrontare la prima curva, con Alfa Prima, il numero uno, in vantaggio col paraocchi rosso. Secondo si sistema Argen, il numero due, davanti al grigio per sei. In quarta posizione procedono vicini Simply Jonathan e ancora Vegas Bell, davanti a Romis, Roche Cross e ancora Signor Tiziano. Queste le posizioni dei cavalli all'attacco della diagonale, a metà della quale Alfa Prime è accompagnato in testa alla corsa da Argen. I due procedono in vantaggio nei confronti di Persei, quindi Simply Jonathan, ancora Vegas Bell, Romis, Signor Tiziano e Roche Cross. Cavalli che affrontano la curva del campo di polo. Alfa Prime mantiene la posizione nei confronti di Argen, quindi per sei il grigio segue terzo davanti a Vegas Bell, poi Simply Jonathan, Romis, Signor Tiziano e Roche Cross. Cavalli ben compatti all'uscita dalla curva, vengono adesso ad affrontare e discendere la seconda diagonale. Alfa Prime in vantaggio, mantiene l'iniziativa nei confronti di Argen, poi per sei Vegas Bell, Romis, Simply Jonathan, Signor Tiziano, mentre chiude la marcia Roche Cross. Completamento della diagonale, i cavalli affrontano la siepe delle tribune, Argen va all'attacco del leader, filtra all'interno e sopravanza l'avversario all'attacco della curva di Marlengo. Argen prende vantaggio, accelera nei confronti di Alfa Prime, per sei Romis, poi ancora Vegas Bell. Cavalli che vanno all'attacco adesso della retta opposta alle tribune, con Argen che si mantiene adesso in vantaggio su Alfa Prime per sei, i primi inseguitori, poi Romis, poi ancora Simply Jonathan, Signor Tiziano, Vegas Bell, superata la siepe di metà rettilineo. Cavalli sul tratto ultimo della retta opposta, Argen in vantaggio sulla siepe che mette in curva finale. Per sei lo va a inseguire ancora Alfa Prime, che si mantiene sui primi. Per le linee interne Romis e Simply Jonathan, cavalli lungo l'arco della curva finale. Argen davanti a per sei e ancora Alfa Prime molto combattivo, poi ancora Romis e Simply Jonathan. Ultimo tratto della curva, cavalli che entrano addirittura d'arrivo, molto accesa la lotta con Argen che subisce l'attacco di Alfa Prime, poi si unisce alla lotta anche Simply Jonathan, cavalli in aperta lotta, molto accesa, cade Romis sull'ultima, i cavalli sono a 150 con Alfa Prime in vantaggio, Alfa Prime su per 6, poi Roche Cross per 6, sfiltra per 6. Per sei vince, per sei davanti a Roche Cross e Alfa Prime. Cane.